Ecco la prova provata, ecco l'ILVA presa per così dire con le mani nel sacco, vedete alle mie spalle il vapore proveniente appunto dalle paiole a terra, ecco quello che avviene di notte, un bellissimo panorama, una situazione, un quadro davvero suggestivo ed il mostro che attacca la notte nel silenzio quando il Tarantino vuole trovare un po' di pace dopo gli sforzi giornalieri. E allora quale migliore occasione se non ingannare noi poveri malcapitati? Tanto, avranno detto all'ILVA, nessuno se ne accorge e allora possiamo fare i comodi nostri. Ma grazie a Dio e grazie ai cittadini di buona volontà ci sono a Taranto le eco sentinelle che smascherano una realtà allucinante. E allora vedete, 7-8 decreti, la musica non cambia. Questo è il mostro. Bisogna solamente scegliere a questo punto se vivere o morire. Bisogna decidere se vivere o morire di ILVA. Non c'è alternativa. Guardate questo vapore, altro che il vapore salutare di cui parlava qualcuno. I fatti sono sotto gli occhi di tutti e sono incontrovertibili. Il mostro continua ad uccidere.